Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Continuiamo con Vesper, gioco tutto italiano. E penso di essere arrivato al livello conclusivo, forse. Mi sembra che fossero 5 e siamo arrivati al quinto. Era appena iniziato, non mi ricordo il nome ovviamente, avevamo finito Soft. E niente, vediamo un po'. Eravamo usciti a scappare da quelle strani essenze che sembrano insomma uscite da un computer e che ci avevano assalito, e siamo riusciti grazie alla luce a distruggerli. E poi siamo arrivati in questo nuovo livello. Vediamo subito che cosa ci aspetta in questa nuovissima puntata di Vesper. Buona visione. Ok, so, Resh, il confine dell'ignoto. Interessante. Eh sì, che c'era questo qui, bello proprio. Wow. Banzai. Un super salto proprio. Questo è un match gigantesco. Vediamo che ci sarà, una volta superato questo, un altro match gigantesco. Sembra che ci sia ancora luce là dentro. Figo. Ecco che ci avviciniamo. Ah, subito, adesso sempre con questi. Per distruggere la luce zero quando hai 3 proiettili di luce. Ah, ecco, vedi, adesso possiamo distruggerlo. Quindi 1 2. Kabush. Ora sì che si ragiona con sti burini. Quindi adesso possiamo accopparli. Chi è? Mo voglio vedere se mi becca sto burino. Sì, vabbè. Bene, cominciamo bene. Ok. Vediamo se ci riusciamo, eh. No, vabbè. Non mi fa ridere perché inizio sempre così, capito? Tipo un quarto d'ora per capire che devo fare. Cioè, in realtà ho capito, ma per farlo, effettivamente. Disintegrato proprio.
ci riesco più. Vabbè. Allora non sa da fare, ragazzi. Mi dispiace, scusate. Evidentemente devo scappare da quello. Bella la musica. Oh. Ok. Wow, e quanti sono? 1,5 miliardi. Ah, eccola, sì. Questa a che serve, scusate? Ah. Voglio dire, perché? Non lo so, perché l'ho fatto. Ah, ecco perché. Chissà dove sta. Guarda come mi gioca subito, eh. Ah, beh, sì, certo. È quello con quale. Porca miseria, ho sbagliato. Ce lo sapevo io. Oh, porca. No, niente, sono morto. Fantastico. Vabbè, niente. Tocca di farlo da capo. Niente da fare. Allora, andiamo a vedere un po' com'è. Allora, quello apre quello là sopra, questo chiude quello. In teoria... Eh no, mi serve pure quello là sotto di luce, sì. Ah, però... Ok, questo apre quello, perfetto, quindi dobbiamo, spero che non appaia. Ok, quindi dobbiamo prendere questo, cioè metterlo lì, scendere giù di corsa. Ok. Figo.
questo me lo prendo. Così tanto per gradire. Ecco. Balordo. Sì. No, 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 no. Ok, sì. Scenderà mai, secondo voi? Forse adesso. A me mi sembrava che fosse tipo un teletrasporto. Infatti. È un teletrasporto. Oltre che essere... Ah, ok, understood. Tiè, vedi un po'. Mi sono un attimino per preoccupare. Porca valetta. Wow. Scusami, è delando, sa? Mi sa che non ce la faccio a saltare. E mo mi tocca andare a rifarlo per la seconda volta, perché... Io penso che andrò a destra, però... Ah, qui una volta che vai non si torna più indietro. No, e allora andiamo a destra perché mi piace di più. Me voglio buttare giù da sotto per vedere che succede. Ok. Forse posso, non lo so, saltare e direzionarmi. Sì, dai. Dai. Comunicazione in arrivo. Ah vabbè, insomma, un sacco di roba. Lasciamo aperto. Vedi? Abbiamo aperto pure la porta. Fantastico. Adesso sicuramente ci sarà qualcuno che mi rincorrerà appena aprirò questa porta. Mazza, ma come vediamo, no? Dov'ha? Scusate, ogni tanto il mio joypad fa come gli pare. Perché? Ero fermo immobile.
potete far così, però. No, vabbè. Niente da fare. È senza senso, perché comunque una volta che salgo su non mi sono mosso. Vabbè, sì. Farò 50 volte questo pezzo. Sotto. Yeah. Fantastico. Vedo pure questo. Bello. Oh. Oh là, ma do. Bello. Io non sono nessuno. Però niente male. Ah, se tieni premuto salta da solo. Vedi, questa è una cosa buona che non sapevo. Ho scoperto adesso, a fine gioco praticamente. Facciamo un altro passaggio. Ce l'ho. A che mi serve? Ah, ecco a che mi serve, c'è lui. Ma hai capito, sì. E dai, bava team. Sì, ullalla, ullalla.
No, balordo. Sì, vabbè. Guarda qua, mo che succede, eh? È il bordello. Penso che sì. Se fosse, cioè, vabbè, ho sbagliato qualcosa sicuramente. Eh sì, ma sto pezzo come si fa? Ah, ok, forse ho capito. Pare vero. Prende quello, farlo arrivare lì e attivare quello là. In teoria. Poi i miei dubbi. Sta là però, eh? No, mi devo far riportare l'aggeggio, sta a vedere. Ho sbagliato. Qualcosa che dirà no, tu devi lasciare tutte le luci. Come non te sbagli. Guarda, qualcuno che mi correrà appresso. Ok.
Ah, qua non potrò più tornare indietro, però. Dai, ci siamo fatta. Dove ci teletrasporterà? Dall'altra parte. Bene così. E via, vediamo dove sbuchiamo. Oh. Paesaggio? Sì. Corvi? Cornacchie? Bello. Succede qualcosa? Una gianna fortissima. No. È tipo un ponte questo. Guarda come caschiamo, eh. Un ponte di ghiaccio. Su me succede qualcosa. No? Strano. Siamo sul dorso di qualcosa, secondo me. Oh, oh. Che è? Sì, vabbè. Devo scappare. Fortissimo. Cose veramente non li sopporto. Proprio
tagliatissimo comunque, ragazzi. Ecco, te pareva. La luce lì. Vai. Ah. No. Posso lasciare, ma però su. Senti che figa sta musica. Questo riuscirà a tenerli fuori? Per provare sì. Un ascensore. Mi sa che lo dovevi dare. Sì, fa mandare poco. Dov'ha?
E quindi? Sì. Quindi sì. Forse da là? Sì. Direi che possiamo... Sì, wow. Bene. Beh ragazzi, anche questa puntata di Vesper è conclusa. Abbiamo sconfitto quella specie di... essenza strana che ci rincorre, l'abbiamo disintegrata un sacco di volte
e penso che siamo quasi arrivati alla fine. La fine è molto vicina. Lo scopriremo nella prossima puntata. Come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling. Ciao e alla prossima!